benvenuto. È un piacere grande, oggettivamente grande essere qui ed è un'emozione forte anche rispetto a tutte le altre conferenze. Ho fatto una testa così a quelli che mi stavano vicini, perché il tema effettivamente è un tema difficile da sviluppare e che mi ha posto delle domande fin da subito. Ecco, mi ha posto delle domande fin da subito rispetto a come ci ponevo io nei confronti di questo tema. Innanzitutto, ripensando all'ultima conferenza, mi è venuto da ripercorrere questi sette passi della trasformazione, no? Sappiamo che la psicosintesi è questa struttura che ha come identità specifica. Ricordiamoci che a Sassuoli aveva detto che il più grosso limite probabilmente della psicosintesi era che non avesse limiti potenzialmente e che quindi, prevedendo, preleggendo eventuali accuse e critiche, sosteneva, appunto, sottolineava che non era un copia e incolla di varie identità diverse, ma che avesse una sua specifica identità. Questa identità era costituita proprio da questi sette passi, che tra l'altro non sono esposti in maniera casuale, perché tracciano un percorso. Francesca diceva siamo arrivati al settimo passo, ce li ricordiamo brevemente, è la disidentificazione, come ora poi altro percorso delle varie conferenze, quindi i titoli delle conferenze le lascio, però la disidentificazione, l'io, quindi l'autoidentificazione, l'esperienza dell'io, di conseguenza relativo all'esperienza dell'io, l'esperienza della volontà, che sappiamo avere queste tre caratteristiche di forza, saggezza e bontà, e quindi il modello ideale, che è l'applicazione per eccellenza della volontà, l'uso creativo di questa volontà, quindi la sintesi, e da lì l'apertura transpersonale e quindi all'esperienza del sé. Questi elementi non sono tracciati a caso. Non sono tracciati a caso perché rappresentano un percorso, dicevo prima, ma non un percorso lineare. Questo non è l'arrivo. Il sé non è l'arrivo. Altrimenti corriamo il rischio di coltivare un po' quell'idea per cui adesso sì, mi sono fatto la psicoterapia, adesso mi sposo con sé e vivo nell'iperuranio, nel mondo delle idee. Ma io non so voi, a me non è la mia vita. A vivere nelle mie identificazioni e a contatto con le mie personalità, anche contatti piuttosto agguerriti. Quindi è un percorso, però più che una freccia io lo immagino come una spirale. La direzione di questa spirale la lascio alla vostra immaginazione, però sicuramente ogni volta che attraverso tutto il percorso descritto si arriva a fare esperienza del sé e quindi a entrare per un momento in contatto con questa realtà, da lì in poi si apre il compito di nuovo di reincarnarla, di riadattare tutta la nostra vita, la nostra personalità, le nostre strutture a quanto visto e incontrato. Quindi insomma, il compito è importante. Però, andando per gradi, quando nell'ambito psi, in senso generale, si usa la parola sé, in realtà non si dice niente. Si creerebbe un frastuono se non definissimo con che accezione usiamo la parola sé. Per sé in psicologia mi tengo questi fogli davanti perché cercherò di utilizzare, e qui apro questa parentesi, cercherò di utilizzare le parole dello stesso Assagioli. Le parole dello stesso Assagioli perché per altri motivi, voi sapete che Assagioli era solito scrivere, prendere appunti di pensieri, idee, impressioni, riflessioni su dei pizzini, su dei pezzi di carta, sia a macchina che a penna. Peraltro fastidiosissimo, ci sono stato a vedere queste cose in maniera indistinta, scriveva in italiano, in inglese, in francese, in tedesco, fastidiosissimo. E poi tutti catalogati, e allora ho preferito, onde evitare, perché c'era in uno di questi pizzini, c'era scritto, attenzione, io poi, sapete, ho un'immaginazione fervida per certe cose, era come se dicesse Francesco, sta attento, cerca di usare un linguaggio che non sia troppo colorito, cerca di usare un linguaggio neutro, cerca di parlare con una realtà obiettiva, e quindi cercherò di farlo non inventando parole, ma ho in maniera non chiara, ora le vedremo, le proietterò, ho fatto delle foto a dei pensieri che secondo me potranno accompagnare questa serata. Ecco, si diceva, tornando un passo indietro, sì, la realtà del sé rappresenta una valanga di cose, fra le altre l'esperienza soggettiva, la totalità psichica,
l'aspetto individuale, un sacco di cose e niente. Forse il pensiero che si avvicina di più e inizia a tracciare una cornice più rispettosa del sé circostante è quello di Jung, dove Jung, anche lo stesso autore lo scrive, usa il concetto di sé a identificare la totalità, la complessità psichica dell'uomo, nei suoi aspetti consci e inconsci. Quindi, insomma, più o meno chi ha un po' avvezzo al linguaggio psicosintetico capisce che siamo sulla stessa frequenza. Però diceva che Jung stesso diceva che il sé, dal punto di vista intellettuale, il sé non è altro che un concetto, è un postulato. Si deduce che ci debba essere, altrimenti crollerebbe tutto, però è un postulato, messo lì, non sperimentabile, non esprimibile a parole. E a Sassoli invece dice, ma insomma, questa cosa non è del tutto vera. Vediamo dove dice Francesco, insomma, parlane bene. Io trascendente, o il sé, si parla di io personale, io trascendente, mostrare bene che un io reale, vivo, operante, non un'astrazione, un concetto, un principio staccato e inattivo. Quindi questa è la prima cosa chiara dalla quale sono partito. Il sé è una realtà presente, vivente, individuabile, di cui si fa esperienza e che interviene quotidianamente nella nostra vita. Ok? Ricordiamoci di questo nel proseguo. Ora, come si fa? Attraverso cosa? Se è un'esperienza, viene da chiedersi attraverso cosa si fa l'esperienza del sé. Alcune mie frequentazioni direbbero con le droghe, però questa è un'altra cosa. Noi abbiamo visto, parlando dell'io anche nelle conferenze precedenti, abbiamo visto che l'io continuamente si identifica nei vari contenuti di coscienza. Lo parafraso un po' a stagione, mi metto qui. Se ad esempio mi sorge un vuoto di rabbia, un pensiero, uno stato d'animo, un'immagine, l'io tende a identificarsi con questa immagine. Se io provo rabbia, questo si sperimenta soprattutto, io citerò esempi, come dire, di emozioni spesso spiacevoli, perché in quel contesto si evidenziano meglio determinati aspetti, non perché avvenga soltanto lì. Bene, quando io dico sono triste, magari in quel momento la tristezza è profonda, però ancora, dice Assagioli, nella mia coscienza io sono capace di avere pensieri altri, di ricordarmi di situazioni precedenti, poi magari non riesco ad agganciarmi tanto da cambiare lo stato d'animo, però ci sono. Altra cosa, voi sapete che io faccio sempre riferimento alla mia esperienza professionale in comunità, perché secondo me è un'esperienza importante. Tante volte, quando incontriamo persone che magari sono venute e stanno venendo da esperienze veramente brutte, quindi non sono stati d'animo transitori, è angoscia profonda, ahimè, nota dolente, oggi stesso, tanto ce l'ho in gola, quindi bisogna che lo dica, oggi stesso un ragazzo mi è arrivata una telefonata, un ragazzo ahimè non c'è più, si è tolto la vita con la corda. Di questo stiamo parlando, degli stati totalizzanti. E io ho parlato con questo ragazzo e non c'era niente. Non era come l'identificazione dell'io di cui si parlava prima. Non c'erano pensieri. Svanito interamente il ricordo della possibilità di una felicità, di aver passato momenti in cui non avevo sperimentato quell'angoscia, di percepire sensazioni diverse, sparito tutto. Non è un'identificazione parziale, è totale. Ora, in questo caso, dice a Stagioli, la storia è andata così, ahimè, ma altre volte no, caso, no, veramente, Altre volte arrivano delle esperienze nelle quali questo stato d'animo, questa condizione di vita, questo squarcio di impossibilità e di impotenza si riapre e, buonasera, e si ritorna in qualche modo a vivere. E allora le persone, come esattamente lo diceva Stagioli nelle sue parole, le persone tornano a dire: caspita, mi sento vivo, sono risorto, sono rinato. Tanto, e alzi veramente la mano a chi non ha fatto un'esperienza del genere, arrivano a pensare: non mi sento più la stessa persona, quasi non mi riconosco come persona,
o non mi riconoscevo prima, non so chi ero. È un'affermazione che dà senso, ma in realtà se noi parliamo con questa persona, se ci ascoltiamo, non abbiamo mai perso il senso della nostra identità, veramente, a meno che non abbiamo una schizofrenia in corso di quelle galoppanti, è chiaro che noi permaniamo gli stessi, c'è un filo. E allora Sassoli ci dice, caspita, ma se l'io, la nostra coscienza, si identifica di volta in volta con i vari contenuti, tanto da perderci, che cos'è che ci fa rimanere sempre noi? Sempre noi. Quando dormiamo, quando passiamo questi stati transitori, che cos'è? Dice che evidentemente c'è un centro di presenza, di identità che è costante e che a differenza dell'io non è soggetto a identificazioni continue. Questo è l'esperienza del sé. Ok? Quindi questa costanza, questa coerenza, questa permanenza, e quando si individua questo tipo di pensiero, scusate questo è buio, non è un pensiero da Sassoli, ma un pensiero trascritto da Sassoli questo, dice l'espansione e le aspirazioni di un momento, il slancio del cuore, il certo risolente della vita, tutto ciò che si solleva di sopra della tua esistenza materiale, ecco il genere di te stesso, ecco il tuo vero io unico di tutti gli uomini. E poi aggiunge una cosa che secondo me è molto bella. Sono oggi baleni che fuggono e lasciano pallidi riflessi, pure solo quando essi rifulgono tu sei. In quel momento non facciamo, come ipotizzava io, una congettura. Noi percepiamo qualcosa di estremamente chiaro. Percepiamo che, nonostante che probabilmente non sia cambiato niente, nonostante che la vita che abbiamo è la stessa identica, in quel preciso momento io ero proprio io. Io ero proprio io. Ne abbiamo parlato, ne ha parlato anche Andrea nella conferenza, no? Rispetto al traspersonale, alle esperienze delle vette, eccetera. In quel momento sono proprio io. Lì tu sei. Ora capiamo che facendo un'esperienza del genere, e guardate che non è così lontana, spero stasera di riuscire a tracciare dei connotati. Quando facciamo un'esperienza del genere, come si fa poi ad accontentarsi? Diventa difficile. Viene il richiamo, dice a Sassoli, bellissimo, il monito sul tempio di Delfi, conosci te stesso, acquisisce un altro valore, dice non conosci i tuoi pensieri, da dove vieni, la tua storia, chi ti ha fatto male, a chi hai fatto bene, i tuoi condizionamenti, sì, queste sono cose valide, ma conosci chi sei veramente, prima di tutto. L'origine sulla quale poi si scrivono tutte queste informazioni. Una cosa strepitosa. E poi non solo, l'abbiamo detto prima, fare questa esperienza significa comunque sperimentare tutti quei frutti, tutte quelle qualità, tutti quegli stati d'animo che sono rappresentati in quelle caratteristiche di cui abbiamo parlato, le cito, approfondimento, interiorizzazione, ascesa, gioia, illuminazione, risveglio, eccetera, eccetera. A Sassoli dice, è un mistero perché aggiungo che da quel centro interiore, al sé, si sprigionano le più alte e potenti energie, è la sorgente inesauribile di potere, amore, sapienza, forza, salute, e poi non si sa, comunque una ricchezza, diciamo così, ricchezza, questa è l'esperienza. Ora, fino a qui probabilmente non diciamo niente che non si sia letto, di cui non si possa essere condiviso, aver condiviso in altre situazioni. Però, come vi dicevo prima, in questo periodo ho fatto una testa così, soprattutto alle persone vicine, alle moglie, eccetera, perché chiedevo, caspita, va bene, io sono in questo momento di contemplazione, sono in questo momento di preghiera, di riflessione, di meditazione, e riesco, come dire, a disidentificarmi e a sintonizzarmi su questa esperienza del sé, e allora percepisco questi stati d'animo. Ma se è una realtà, in questo momento che io sto parlando, dov'è? Come la sperimento? Domattina mentre vado al lavoro, come la sperimento? Quando sono a bagno, come la sperimento? Se è una realtà, ci sarà. Non soltanto mentre sto meditando, sto facendo una pratica, in questo senso. Dov'è? Come opera? Come la sperimento? A me questo mi interessa.
perché, e qui viene fuori la mia nota caratteristica, sì, io ci provo a fare cammini, percorsi, però in realtà la mia quotidianità, non so la vostra, ma la mia quotidianità è fatta, insomma, come diceva un mio amico, di grufolare un po' nel fango, e mi piace anche un po', insomma, non è che nemmeno che mi dispiace, però quella è la mia realtà. E allora se la mia realtà, il mio esserci come opera, dov'è? E allora da sé sì provengono queste inesauribili qualità di potere, amore, eccetera, eccetera, ma il sé prima di tutto non è mistico, a Sassoli in un altro bigliettino che non ho trascritto perché altrimenti diventavano lunghi, eccetera, ho dovuto fare una macerrita, dice che bisogna riuscire, è difficile parlare del sé, perché altrimenti si tende a parlarne in un linguaggio mistico, altisonante, una cosa, attenzione, come qualcosa di magico. Ma il sé non è magico. Se il sé è una realtà, non è magia. Il sé, probabilmente, mi lancio in questa ipotesi, il sé probabilmente è pura energia. È pura realtà, non condensata in materia, dove per materia intendo corpo, personalità, pensieri, contenuti vari. È pura energia. È ovvio che un conto, se io mi metto all'aperto quando è tutto nuvoloso, altro è se salgo in cima alla montagna con un bel cielo chiaro, il sole è sempre lo stesso, ma la mia percezione di esso sarà nettamente diversa. Quindi non è il sé magico, il sé è energia che io percepisco in un modo oppure nell'altro. Questa è una cosa che mi interessa, perché mi sono chiesto, al di là di appunto, come dicevo prima, di quei momenti di vetta, ma da dove vengono i miei talenti? Io ho conosciuto persone che per esempio hanno sviluppato il talento della musica dove magari il livello culturale, la percezione musicale della famiglia, dei conoscenti, era quasi nulla. Da dove vengono? Che cos'è che può creare quel fenomeno della resilienza per cui delle persone sottoposte a delle pressioni incredibili rimangono in piedi contro ogni aspettativa, non si ammalano. Da dove viene quella forza? Ecco, allora, per provare a seguire un po' il concetto da Sassoli, di provare a parlare in maniera oggettiva, io vorrei fare un parallelismo proprio con il concetto di forza. Quindi non un parallelismo mistico, poetico, retorico, ma fisico, non metafisico, fisico. Cos'è la forza? La forza, dicono, che è appunto una grandezza fisica che applicata ad un corpo modifica il suo stato di equilibrio. Ok? La forza è una grandezza fisica. Si misura in maniera operativa, il dinamometro, no? Quella molla graduata, poi perdonate se dico con precisioni, ma le mie competenze in questo senso sono messo per zero. E però la cosa importante è che nel caso della forza non è possibile usare altre grandezze per definirla. Cioè, si può dire che se io sollevo questa bottiglia, ho applicato una forza, la mia, si misura indirettamente, però c'è, è presente, è reale, è attiva, anche se non la vedo. In questo momento la bottiglia è ferma, non c'è lo stato di movimento. Allora sembra che non ci sia la forza c'è, è che si bilancia un altro, ma la forza c'è. E poi le mie conoscenze in questo senso mi hanno illuminato su una cosa e mi ha fatto riflettere, perché mi hanno spiegato che esiste una particolare categoria di forze, che sono le forze vincolanti. Cioè i vincoli sono degli oggetti che per definizione limitano la libertà di movimento di altri oggetti entro il limite di rottura. Cioè significa che se io qui sopra mi ci metto io, forse mi regge, se ci si mette due si spacca ogni cosa. Ecco, questo è il mio vincolo, mi impedisce di cadere a terra e mi tiene. Perché mi interessa?
perché ci vedo il parallelismo. Come definirlo in sé? Sì, normalmente si parla del sé come dell'anima, ma io in questo momento la voglio lasciare lì. Non perché non sia adeguata come definizione, ma perché ci porta su altri ambiti. E parlerò come forza. Come una forza. In sé è una forza. Operante. Operante. E questi oggetti, queste situazioni nelle quali si confronta, altro non sono probabilmente la nostra personalità. Quando io applico una forza ad un oggetto, questo oggetto può avere solo due reazioni: o si muove o gradualmente si deforma, o si muove o si deforma. Nella mia pratica professionale io mi chiedo, e voglio che ci riflettiamo per queste anni, perché sennò si ragiona a caso, quante volte ci siamo sentiti schiacciare, deformare, il senso quasi di una frattura? Quante volte siamo andati in una direzione in cui abbiamo detto, ma chi mi ci porta in questa direzione? Cosa mi ci spinge? Quasi in maniera passiva. Ci siamo. C'è un'esperienza del genere in voi. Questa dialettica, questo confronto, ritorniamo alle cose di prima, questo confronto tra sé e personalità, in questo senso è attivo quotidianamente. Il sé è una forza, si potrebbe dire in termini filosofici, un'essenza, è una forza che preme costantemente e ineluttabilmente alla ricerca della propria manifestazione. Il sé è un'essenza che si tende a manifestarsi nella realtà, attraverso il corpo, attraverso i pensieri, attraverso i talenti, attraverso l'energia, attraverso le emozioni. Questo è il sé. Così mi ha fatto più chiarezza. Il sé è una forza volta, dice Massagioni, è una forza volta alla rappresentazione della sua specifica frequenza. Ora, mi rendo conto che questo linguaggio sia, come dire, grosso, grande, ampolloso. Però, quante volte abbiamo visto, per esempio, un'immagine del genere? Io faccio una digressione banale. A casa mia hanno fatto una strada piena d'asfalto, perché piaceva l'asfalto, in mezzo proprio a un borgo, campagna. Tempo 6 mesi, è tutto rotto, è tutto pieno di queste cose, tutto pieno. Come dire, c'erano evidentemente dei semi in terra, depositati, deposti al momento dei lavori. Questi semi, non tutti probabilmente, questi semi avevano al loro interno questo slancio inevitabile a rompere il guscio, ad emergere, a germogliare, a dare frutti, secondo la loro specifica caratteristica. Magari non tutti ce l'avranno fatta, perché magari, come siamo detto prima, non hanno avuto forza sufficiente per opporsi, per superare quella dell'ostacolo. Alcuni sì. Questo è il sé. Il sé non è, dice per esempio Assagioli, in ogni singolo individuo, in ogni essere vivente, nell'intera umanità e forse nell'universo intero, si può ipotizzare che ci sia presente un'energia che attua silenziosamente, nascostamente, quasi per passare inosservata, un umile e paziente lavoro di sintesi. E paziente. Allora, sì che mi torna, perché l'esperienza del sé è sottile, è nel quotidiano, è talmente delicata, se io la vedo così, talmente trasparente, che ci passo accanto e non me ne accorgo. Non è che non c'è quando vado a lavorare la mattina, non c'è in questo momento. È che è talmente sottile, e magari non me ne rendo conto, ma il sé c'è questa gioia in telepia. È un elemento che ha al suo interno già il suo fine.
perché ha quella spinta inevitabile ad essere e ad esistere per ciò che è. Ciascuno di noi, al proprio interno, ha questo slancio di cui a volte ci rendiamo conto, di cui a volte non ci rendiamo conto, con il quale a volte combattiamo, vincendo o perdendo, questo slancio alla realizzazione di un qualcosa, di noi stessi. Ora, quella cosa si complica un tantino, perché io so che se prendo questa bottiglia e la sposto qui, so che questa bottiglia si sposta, so che se ho sete, ho voglia di bere, lo leggo, è il mio bisogno, lo intuisco, decido se dare una risposta o no, ma se questa forza è operante in me e io non la conosco, insomma, le eventualità iniziano a essere varie. Quindi una cosa che non ho riportato, dice a Stagioli, mi raccomando, di tutto quello che vuoi sul sé, però sottolinea accuratamente che, seppur paradossalmente, il sé è nello stesso tempo individuale e universale. Ora, approcciandomi a un'affermazione del genere, mi sono pensato come non far accadere nel misticismo, che già la parola universale ti faceva da destra, e nello stesso tempo individuale e universale. Allora l'anima, il sé, perché è individuale? Perché sono io, sono la parte più essenziale e originale di me, ma nello stesso tempo è universale. Perché? Perché non è costretta dentro una forma, pur avendone bisogno. Come faccio a realizzare l'essenza se non ho una forma? Che cos'è l'esistenza se non una forma? Cosa saremmo se non avessimo un corpo, dei pensieri, una personalità, un carattere, un temperamento, una tipologia? Cosa saremmo? Cioè sì, meravigliose essenze, ma vivremo probabilmente nel mondo delle idee, no? Questa è la nostra realtà anche, individuale ed universale. Ok? Ma se siamo questo, e qui si ritorna ai sette passi, questa si legge male, probabilmente c'è bisogno che la dica io. Dice la psicosintesi, che cos'è? Io quando ho iniziato a studiare la psicosintesi, la gente mi chiedeva, che cos'è? Ho allargato un po'. Di sicuro non vi do questa perché sennò non mi prendete sul serio. Però, dice la Stagioli, la psicosintesi è la scoperta del proprio centro speciale. Sì, questa è definitiva la psicosintesi. Della propria vocazione spirituale. Quale nel senso di cui abbiamo parlato, della speciale sintesi creativa. Ma tra che cosa? Tra il mio sé e la mia vita. Questa sintesi creativa. Ecco perché il mio percorso non è lineare e non termina con l'esperienza del sé. Perché una volta che l'avrò intuito, innanzitutto è difficile sostenerne lo sguardo per intero. Lo percepisco, lo intuisco, lo agguanto in qualche caratteristica. Ma poi il compito qual è? Integrarlo, creare una sintesi creativa. Creativa perché? Perché non lo so che cosa posso diventare. So che cosa mi piacerebbe diventare, ma non so che cosa posso diventare. Ecco la creazione. Ora, a me piace riflettere sugli aspetti, come dire, vedi la citazione, probabilmente da dove è preso. Non, in parte è leggibile, in parte no, almeno per me. È però è la fonte da cui è stato preso. Ora, qui si entra un po' nel merito di un tema importante, perché il fatto o meno di fare esperienza del sé dipende dal dialogo, dal rapporto, abbiamo detto, che c'è tra il sé, tra l'anima e la personalità. Questo combattiamo tutti i giorni. E allora, perché è troppo facile pensare a quante volte si possa aver fatto l'esperienza, un'esperienza, diciamo, dell'evento. Io chiedo, quante volte invece abbiamo adoperato tutti i mezzi a nostra disposizione, e aggiungo leciti e illeciti, mettiamo pure questo,
leciti e illeciti, per ingoiare totalmente quella che era la nostra aspirazione, per soffocare una tensione che avevamo in una direzione magari non chiara, ma un voler andare, un sentirsi spinto, per motivi validissimi, per paura, per timore, per tutta una serie di motivi. Quante volte? Allora, il sé è tutto quello che abbiamo detto, ci mancherebbe, ma io nella mia quotidianità il sé come lo sperimento, lo sperimento col conflitto che sento, col sentirmi accompagnato, col sentirmi teso, col sentirmi ansioso. In questo modo lo sperimento, sento una battaglia, quante volte l'abbiamo detto? Mi sento una battaglia dentro, una tensione. Ma che ti succede? Boh, non lo so, però mi sento così. Datemi un fermo, non è che sono solo il matto, magari ci sta, però. E allora Sagittario dice: bene, se il sé è anche se il dialogo, non se è conflitto, Roberto, perdona, non se è conflitto. Ma se la mia esperienza del sé può essere anche conflittuale, dice, allora cosa fare? E quindi trasformare i conflitti in tensioni creative. Tensioni creative, mi sono chiesto, che cosa sono le tensioni creative? Come ci fa ad essere una tensione? Se io sono teso, sono teso. Ho capito. E sono arrivato che arrivo al titolo. Arrivo al titolo. Tensioni, perché probabilmente non so dove sto andando. A me piacerebbe, e tante volte mi illudo di crearmi una realtà di vita nella quale mi convinco che sono io a dettare la rotta. Per un po' mi ci convinco, mi riesce. Però in realtà mi rendo conto che sto tendendo in una direzione. E quando si tende in una direzione, di cosa c'è bisogno? Di un faro. Avete mai navigato per mare? Come mai navigato per mare? Per mare dipende come sono le condizioni. Allora ci puoi andare la rotta dritta, punto il faro e ci vado dritto. Ma sono povere situazioni. Altre volte devi iniziare a zigzagare per dialogare con le situazioni del vento, del mare, delle onde, delle varie condizioni. Però anche quando ti sembra di andare a est e vai ad est, tu sai che in qualche modo stai tendendo proprio al nord, là dove c'è il faro. Questa è la tensione creativa. Studiare, creare, inventare modi via via nuovi, perché noi viviamo in questo mondo e quindi dobbiamo dialogare con questo mondo, per realizzare la direzione nella quale stiamo andando. Insomma, non è nemmeno un compito piccolino piccolino, però una tensione creativa. Ora, sta su complicata, non solo complicata per decifrare, ma dice, la riflessione è, ma se insieme abbiamo visto una forza, se io spesso e volentieri la subisco, in termini di conflitti, sarebbe più chiaro e più facile sapere, ehi tu dimmi cosa vuoi da me? Potremmo chiederla questa cosa. Come scoprire la volontà del sé? Per volontà del sé si intende proprio la finalità iscritta in questa forza del sé. Come scoprirla? Due termini che lì per lì mi hanno fatto stringere le orecchie, insieme. Intuizione ed obbedienza. Intuizione ed obbedienza. Perché il sé lo intuisci. Dice Alberti, lo intuisci in quei momenti preziosi in cui l'io, per motivi X, si dimentica di se stesso e si ricorda di essere un altro. Lo intuisci, ti arriva questo slancio, questa idea. Però poi c'è l'obbedienza. Non è solo un'intuizione, è l'obbedienza.
l'obbedienza che te lo svela, è l'incamminarsi eventualmente su quella strada che te la chiarisce. Non è fare dialettica, ma è l'obbedire in quella direzione, l'accettare, la cooperazione attiva, dinamica, la volontà di bene, l'identificazione, il voler essere, lo scegliere di essere quello. E guardate che qui inizia la tensione fondamentale che c'è sull'esperienza e sul concetto di volontà. Volere. Perché obbedisco? Obbedisco perché voglio obbedire. Perché accetto? Perché voglio accettare. La cooperazione attiva, la volontà. Altrimenti l'intuizione può rimanere tale. E basta. Di nuovo, quante volte ciascuno di noi può avere un'intuizione, può aver avuto un'intuizione sulla propria vita? Vorrei andare da quella parte. Credo tutti, una valanga di volte. Ma veramente ciascuno di noi ogni volta che ha avuto un'intuizione l'ha fatta, l'ha concretizzata in realtà? Io no. Certe volte in maniera giusta, certe volte in maniera non lo so. Però l'intuizione è solo un'intuizione. È solo un'intuizione, non è un movente. L'intuizione deve essere colta dall'io innanzitutto. Ecco perché serve un buon lavoro di psicosintesi personale. L'intuizione deve essere colta dall'io, che mica sempre me ne accorgo. E poi questa intuizione deve essere scelta, voluta, deve essere incrociata con delle idee, deve diventare un'idea, deve diventare insomma un movente. Allora sì, si traduce in azione. Altrimenti rimane una bella intuizione. Ma resta lì, niente di più. Ok? Ora, abbiamo detto che esiste, sappiamo, la volontà forte, attiva, la volontà abile, saggia, sapiente, quindi che conosce ovviamente il come poter raggiungere un fine con gli strumenti che ha a disposizione. Ma esiste anche la volontà buona, lucida, volontà di bene, volontà buona. Ora, è troppo, dice, la volontà buona, che cos'è? La volontà di bene. Tant'è che si fa il classico esempio sempre di Hitler, no? Nei corsi di formazione si dice, sì, Hitler sicuramente è un esempio di volontà forte, che non gli si può negare, sicuramente è un esempio di volontà abile, perché pubblicitario, comunicatore, fantastico, però un po' carente di volontà di bene. Ok, però grazie, è un po' troppo facile identificare il bene come antitesi al male. La volontà di bene non può essere solo fare il bene. Troppo facile pensare faccio volontariato piuttosto che per rabbia sociale farmi esplodere in questa sede. Tutti noi riusciamo a identificare il bene e il male, a prescindere da cosa poi scegliere di agire. Però il bene e il male è un qualcosa identificabile. Ma normalmente, quando ci troviamo magari a scegliere tra due opzioni potenzialmente equivalentemente valide, entrambe, quando andare a destra è bene, quando andare a sinistra è bene, e allora che cos'è la volontà buona? Non c'è più. La volontà buona non è la volontà di fare il bene anziché il male, o meglio, non è solo la volontà di fare il bene anziché il male, altrimenti si ricade nell'etica, ma è quella meravigliosa qualità della volontà che, in contrapposizione, come dire, faccio un passo indietro, secondo me esiste una volontà che è quella che è la volontà personale, che io definisco maschile, che è attiva, che è propositiva, è un muratore che fa un atto di volontà, costruisce, va da qui a lì, che si attiva, che fa. Ma poi c'è una volontà più delicata, che io identifico la volontà transpersonale, la volontà buona, che è una volontà appunto femminile. L'immagine che mi viene è simbolica, mi viene in mente Maria, la Madonna, il sia fatta la tua volontà, il Fiat,
E se non è volontà quella, che cosa? Mi viene in mente il parallelismo col corpo di una donna, quando aspetta un bimbo. Caspita, il nostro corpo si regge su delle strutture che sono per definizione rigide, le ossa. In quel momento anche le ossa si deformano, il bacino si allarga, il corpo fa spazio. Come dire, la volontà buona è quella volontà che accetta coraggiosamente, secondo un significato, un senso, un faro che dà la propria esistenza, è quella volontà che accetta di togliersi da ostacolo affinché qualcosa di più elevato possa essere. Se una madre, nella sua memoria corporale, nel suo sé corporeo, potremmo dire, non facesse questo, il bambino nascerebbe. Se non facesse in modo di fare spazio per accogliere e dare un corpo, una materia, un'esistenza a quella che altrimenti è solo un'essenza, e non ci sarebbe. Questa è volontà buona. Ok. Entrando nello specifico della dialettica, tra la personalità e il sé, io posso, non posso, attraverso mille modi, osservando, sperimentando, facendo lavori, facendo percorsi, facendo esperienze di vario tipo, posso intuire la direzione del sé, posso intuire la presenza del sé, però posso anche scegliere, e questa scelta in me purtroppo non diventa mai tale, perché sfugge sempre dalla coscienza, dalla consapevolezza, se accoglierla oppure no. Questo già le dici. Scegliere non è una citazione sua, ma la riferisce alla psicosintesi. Dice: scegliere vuol dire decidersi intorno alla supremazia di quello che deve essere in noi dominante e di quello che deve essere in noi dominato. Questa è. Quando, la faccio ridere, quando un ragazzo, una persona, entra in comunità e si inizia a fare gruppi, io una delle cose che credo e che dico è che paradossalmente la cosa più chiara in mente è che non mi interessa come primo obiettivo che quella persona smetta di farsi vedere. Perché so che non dipende necessariamente da me, dipende tutto da me. Non posso prendere questo. È un atto di volontà che sfugge dalle mie possibilità concrete. Io vorrei, voglio, desidero per te, per quella persona, che tu sia libero di scegliere, che tu ti assuma la responsabilità consapevole di cosa fare della tua vita. Questo sì. Questo è un obiettivo che posso fare. A cosa vuoi dare la supremazia? Che cosa vuoi mettere come faro della tua esistenza? Questo si può fare. E in questo senso, e qui infero, quando ci penso, non sempre nella vita in cui sono malato spesso, come dicevo all'inizio, non sempre l'esperienza del sé è accompagnata da clamori, bagliori, senso di gioia. A volte è accompagnato da un tornare a farsi vedere, a volte è accompagnato da star male, ma pesantemente male, perché dipende. Scusate un po', l'immagine più classica, pensiamo alla farfalla, al bruco nel bozzo, che diventerà farfalla. Ma se io scelgo di identificarmi con quel bruco e sento che sto morendo, ma secondo voi accetterò questa realtà? Ma io sento solo che sto morendo. Io sento solo che da domani, se mollo questa mia certezza, se mollo questa mia struttura, per la quale magari ho sudato per tempo, per anni, non mi rimane niente. Se mollo la mia personalità, le mie identificazioni, se mollo la sicurezza delle mie subpersonalità, delle mie ferite, dei miei drammi, dei miei modi di pensare, dei miei modi di essere, dei miei alibi anche, della mia storia per quanto veri, che cosa sono? Quante volte mi hanno detto le persone? Ma se io da domani non sono più tosso, cosa sono? Io non so. Allora, se mi identifico col bruco, sperimenterò questo. Altro se mi identifico, pongo l'obiettivo, il faro della farfalla. Attenzione diversa.
giusto? Cosa devo dominare, cosa deve essere dominato e cosa deve dominare. E ancora tornata la volontà buona, e qui mi fa sciogliere questa cosa, inizia a correre perché tanto lo sapevo che si muove la volontà. La leggo, cosa ne leggo? Il potere più alto e più libero della volontà è quello, a me non funziona la cosa, è quello di voler annullare se stessa. Ma si intenda bene, annullare se stessa come volontà separata, isolata, contrapposta alle altre. Annullare se stessa facendo cosa? Inserendosi in una volontà più ampia e più alta, entrando in una vivente unità, vivente unità con altre volontà, ispirate da uno stesso principio, volte ad una stessa meta. Questa è la rigenerazione, non la risurrezione, la rigenerazione. Annullare se stessa, accettare di morire a me stesso per dar vita ad una realtà che non so qual è, ma so esserci, e che senza il mio sacrificio non arriverebbe mai ad esistenza. Questo è il grosso dilemma davanti a cui si trova la personalità ogni volta. Questo è il grosso dilemma davanti a cui, con il quale ci confrontiamo ogni giorno, magari non con la realtà presente, operante, viva del sé, quella la sperimentiamo a momenti, ma con questa dialettica sì. E la sperimentiamo in che modo questo incontro? A volte, sapete, se io sto andando in una direzione e i miei talenti, le mie vocazioni mi spingerebbero in questa, questo anch'io non ho grande cultura fisica, so che se due forze vanno in direzioni contrarie, nel momento in cui si incontrano ne nasce una terza, che va in una terza direzione. Questo è quello che sperimentiamo. Ma se le due si incontrano, si scontrano, le direzioni se sono uguali e contrarie, che succede? Vado in stasi. Non voglio spiegare con questo tutta la psicopatologia, perché no, veramente Gesù. Però la stasi, il vuoto, mi sento fermo, mi sento impotente, mi sento quell'ansia esistenziale. Mi torna in testa. Mi si spiega. Allora, il cammino evolutivo è un cammino costante dove si dice, no, l'io sale, in realtà l'io non va da nessuna parte, non è che fa il pellegrinaggio, però il suo raggio di coscienza arriva ad includere sempre più aspetti di me. E grazie a questo sforzo, a questo sacrificio della mia personalità, il sé si rivela più chiaramente. Ora mi dispiace, c'è un amico, un collega, io glielo ho detto stamattina, lo citavo stamattina, che mi viene in mente sempre questa immagine. Si voleva portare qui, fa dei lavori, delle cose, poi era lunga. E ce l'ho in chiaro in testa. Perché, come dire, io non è che non ripudio questo corpo, questa personalità, io ne ho bisogno, mi piace. E non solo mi piace, ne ho bisogno perché se non l'avessi, non andrei. Però ogni volta che mi rompo e mi rigenero, questo mi dà modo di creare più spazio, più aperture, più presenza forse al sé. Ma attenzione, ricordiamoci i sette passi iniziali. Quando questo avverrà, e io mi sarò rigenerato, mi sarò ricreato in questo modello creativo, ricordiamoci, in una nuova unità, di nuovo mi ci identificherò. E di nuovo avrò bisogno di disidentificarmi. E di nuovo avrò bisogno di ricordarmi che non solo ho, ma che sono una volontà. E di nuovo, attraverso questa volontà, dovrò creare un'altra tensione, un altro modello creativo. E poi una sintesi. E poi di nuovo un'apertura transpersonale. E poi di nuovo una gestazione della mia anima e del mio sé. In una ruota che, boh, chi ci arriverà a fondo non lo dirà più. Ok? Ora,
corso perché c'era una marea di roba, ma non ho volata via. Io una cosa che tengo a dire, anche se l'ultima, così, che questa tensione non è virtuale. Vorrei che la calassimo nella nostra esperienza stasera, provassimo a calare nella nostra esperienza, perché non è virtuale, non è retorica. Anche il mio corpo risente di questa tensione, perché quell'effetto deformante di cui si parlava prima diventa anche una deformazione corporea, perché non una malattia. Oggi quando sento una malattia dice, sarà stress, o è stress o è genetica, quando alla fine non sa che dire, o è stress o è genetica. Ma che vuol dire stress? Che c'è? Che cos'è lo stress? Sì, tutte le definizioni, tutto, va bene. Ma perché non poter includere anche tutto questo in questo quadro? Perché questo effetto deformante? Noi ci dobbiamo ricordare, caspita, che siamo un'unità bio, psico, spirituale, abbiamo un corpo. Il sé non è lassù. Il sé è nei miei pensieri, è nelle mie emozioni, è nel mio corpo, è nelle mie intuizioni. Il sé c'è, è operante. C'è, ribadisco, in questo momento, non solo domattina quando ci metteremo a meditare, ora, quando ci mettiamo a letto, quando torniamo a casa e litighiamo con il vicino di casa, lì c'è, anche se la sua influenza non è chiara. Io sto per chiudere perché poi vi lascio la parola a voi, mi rendo conto di aver dato tanti spunti, quindi vorrei creare uno spazio di apertura, di dibattito, di incontro. Però mi sono ricordato che siamo all'ultima conferenza. Dice meno male, dice di niente. L'ultima conferenza. E nello sfogliare le carte, la salute, mi è caduto l'occhio su una che tendenzialmente non c'entrava niente con sé, ma mi piaceva, era una sorpresa. E che invece ho scoperto che c'entrava. Per questo è il motivo. Perché noi tutti stasera siamo qui. Non perché sono bellino, dice la francese. Ma siamo qui piuttosto che ad essere a casa con i nostri figli, piuttosto che a fare una passeggiata, piuttosto che a vedersi il nostro programma preferito. Se siamo qui, siamo qui perché evidentemente siamo aspirati, attratti, tesi verso una direzione. Ci accomuna questo, questa ricerca, questa tendenza. E allora io vorrei lasciarci e aprire lo spazio di dialogo con un augurio che Assagioli ha trascritto e che io voglio condividere con voi. Che è questo, che ovunque gli uomini di buona volontà, non buoni, di buona volontà, con la volontà buona di cui si parlava prima, si uniscono in uno spirito di cooperazione. Ovunque, in tutto il mondo, ovunque siano, in qualsiasi tempo, gli uomini di buona volontà, cioè che condividono questa voglia di, come dire, lasciarsi pervadere, si uniscano in uno spirito di cooperazione. Allora credo che questa frase non solo sia un augurio per me in questi momenti, sia un augurio per voi e che possa chiudere la serata. Con questo vi ringrazio e andiamo agli interventi. Suggestioni, risonanze, perché saresti soli a non averlo, nel senso che io ci sono incastrato, cioè era meglio per me, no? Grazie, mi ci vorrebbe una moquette. Ci sono perso in queste riflessioni. Domani, se ci sono, se non sono a casa. Innanzitutto voglio ringraziare per come ha finito, perché mi prego che siano ultime parole, no? Gli uomini di buona volontà si uniscono in uno spirito di cooperazione. Sì. Questo cioè, è molto importante, questo, cioè, perché cambierebbe molte cose in questo
sicuramente insomma nella propria persona, ma nello stare insieme, e tante altre situazioni possono migliorare se in ciascuno di noi c'è questo spirito di cooperazione. Purtroppo se ne parla di tante cose, io sono come insegnante mi trovo sempre così a portata di mano, però nella realtà cioè è difficile, ma non è, io non penso, a parte quello che ho ascoltato, non penso nemmeno che sia una cosa difficile, è che bisogna far morire un po' il nostro amore proprio. E poi c'è un'altra cosa che mi sono toccato i talenti, io mi è venuta in mente una cosa, perché pensando ai talenti si pensa a qualcosa che non accumula, no? La ricchezza, pensiamo anche alla parola. Però pensiamo che in relazione con altri, che là lo vedo come, come dire, pensare che io sono un talento. Allora, quelle quattro situazioni che lei, scusa perché sono emozioni a me, perché mi, comunque, è buona compagnia. Volontà, amore, astronomico, potenza, cioè, quelle lì. Praticamente, ecco, io, essendo un talento per l'altro, metto in atto anche queste cose, dono. Chiaro. E allora, ecco, questo esercizio continuo in cosa veramente è in ospedale. Allora, si cresce tutti in questo spirito di cooperazione. Il poco, c'è cioè quello che c'ha un talento, il 2, 3, 4, insieme veramente si costruisce. Sono d'accordo. Io mi accontenterei, no, grazie. Io stasera mi accontenterei di andare a casa riconoscendomi di essere un talento per me. Perché? Grazie. Perché anche i talenti, è un tema che è carissimo. Mi stuzzica sull'argomento, si parla altre due o tre ore. Il talento non è solo quello del talent scout, del talent show. Cioè io sono ganzo, sono bravo, so fare una cosa meravigliosa. Il talento è ciò che mi rende me stesso. Ok? E ciò che mi rende me stesso, tra l'altro, se io pianto una rosa, un bulbo di rosa, rosso, mi piace rosso, rosso, e la metto in terra, questo bulbo, nella sua spinta vitale, nella sua essenza, ha determinate caratteristiche che sono uniche e ripetibili. Ma sono rese ancora più uniche e ripetibili dal particolare incontro che ha con quella terra. Perché se lo stesso bulbo identico io lo metto in una serra, in un laboratorio, verrà quella rosa, ma verrà diversa. Io sono un talento. Io non ho talento, io sono un talento. E allora se io mi rendo conto di essere un talento, forse riesco anche a essere un talento per me, per te, perché svolgo magari la mia parte nella relazione. E ringrazio, sono d'accordo, ma ci aggiungo questa provocazione. Prego. No, io vorrei chiedere, come si inserisce la parola apertura, vita aperta, ma io direi anche vita creativa, perché è vero che il talento è realizzazione di sé, però io quando vedo una cosa di grande artista la sento mia, per cui sei te stesso fino in fondo, ma allo stesso tempo sei tutti. Io credo che la vita aperta sia importante, cioè una parola importante in questo momento. Assolutamente, l'apertura. Cosa senza microfono? No, dai. No, va. L'apertura, tanto ci si arriva alla voce. L'apertura è proprio quella tensione creativa. Cioè non è solo dirigersi in una direzione, ma fare in modo anche di lasciarmi pervadere da quella direzione, aprirmi a quella direzione. È vero, certamente. Perché poi, quando io sono pienamente me stesso, quell'istante le cose cambiano, e non cambiano perché sono bravo, cambiano per risonanza, perché diventa veramente un effetto di risonanza.
Poi certo può essere la parola, può essere l'arte che creo, può essere... ma ha un effetto di risonanza, perché in quel momento so esattamente come e dove voglio essere. Io mi immagino, però qui si entra nei deliri, mi immagino la mia vita, se invece di essere stato piantato per terra, fossi stato messo in laboratorio, immagino la mia vita come una traiettoria virtuale, tratteggiata. Quindi nelle condizioni ottimali, nel momento ottimale. Ma io ho avuto la mia vita, bella, brutta, normale, semplice, difficile, ho avuto la mia vita. E quindi ho preso la mia strada. Queste strade si sono intrecciate, la traiettoria virtuale si è intrecciata con il sentiero ordinario. Ma nel momento in cui si è intersecata, lì ero proprio dove sarei voluto essere in quel momento. E quello è il momento di grazia più bello. Per me. È come quella storia, vi ricordate? Ho sognato che passeggiamo sulla spiaggia con Dio. Guardandomi indietro c'erano le orme, due coppie di orme. Soltanto a tratti ce n'era una. E quelli erano proprio i momenti che coincidevano con i momenti più bui della mia vita. Allora ho detto, porca miseria, mi avevi promesso che non mi avresti mai abbandonato. Dice no, guarda, quelli erano i momenti in cui ti prendevo in braccio. Quelli sono momenti di grazia. Però l'apertura non è automatica. Questa è la differenza tra il sé e l'io. Questa apertura non è automatica, è un atto di volontà. Sì, la posso avere quella discesa del contenuto, del sé, dell'intuizione, ma poi è un mio atto di volontà. Altrimenti c'è lo stesso, perché l'abbiamo detto, la forza c'è, ma a quel punto la subisco. E le forme sono diverse. Sono patologiche, sono sofferenti, e molto sofferenti. Io ti volevo chiedere, questa realizzazione del sé proprio, del sé? Del proprio sé, anche a fronte di una volontà che uno riconosce, di questa spinta che in qualche modo si accetta, ma si può rischiare di scontrarsi con un panorama, cioè che vai a colpire gli altri, nel senso per realizzare te, magari gli altri non sono così, cioè rischi di schiacciare qualcuno intorno a te, per, come dire, la rosa piantata si sviluppa, però magari per svilupparsi ruba qualcosa a chi gli sta intorno. Altre due ore che c'è. Allora, innanzitutto non credo di poter rispondere fino in fondo, però una suggestione viene in mente, che l'individuazione, la realizzazione non è l'individuazione contro. Se io mi individuo e dico la mia opinione, affermo il mio pensiero, affermo la mia realtà, non la dico contro di sé, la dico per me, ok? Questo può causare disagio, può causare scontri. Certo non è un progetto di onnipotenza, noi non siamo dei colpi di ghiaccio che ci dobbiamo muovere, che viviamo in relazione. Non è che oggi capisco che il mio talento, la mia strada, la mia intuizione mi porta in una direzione, vai, si lascia moglie, lavoro, figli, casa, città, lei, via, lei. Sono mischio, non sei dominato. È una tensione creativa che tiene conto di me, del bene degli altri, delle situazioni, ma che quotidianamente tende in quella direzione. Avete mai visto quegli olivi che magari non vengono piantati da tanto tempo e arriva il vecchio omino, cotino, quello serio, che fa quel lavoro incredibile e se non rimanga più niente, ci vuole 2-3 stagioni perché inizi a prendere una forma concreta. È un'attenzione creativa. Poi certo, gli altri intorno la prenderanno bene, la prenderanno male, sicuramente scuoterà le coscienze, anche perché comunque noi viviamo in un sistema. Noi siamo un sistema. Una cosa che dico ai miei ragazzi, alle persone con le quali lavoro, quando escono e vanno le prime visite, le prime verifiche, le prime uscite, dico attenzione, perché senza volere i primi più grossi vostri nemici saranno quelli che voglio bene, ma mia volontariamente. Perché se tu cambi, non è che lo fai contro di me, ma questo mi porta a trasformare anche me. È un rapporto, una relazione.
responsabilità di se stesso e delle proprie azioni. Non voglio essere citato in giudizio per questo. Che ne so. Se c'è altro, se no ci si saluta già a dire. Vai. L'ultima. Questa difficoltà, se in mezzo a quelle pagine c'è. Questa è un'apparente dualità, non esiste il dittongo, non esiste una reale dualità, non esiste il sé che è lassù e l'io che è una zavorra, no, no, questa è una percezione che si può avere, è come lo si può sperimentare, ma non esiste questa dualità. Sant'Ambrogio dice bene, non esistono due io, l'io che noi percepiamo, dice a Sassoli, è quel tanto del sé che la coscienza riesce a contenere in quel momento. Cioè io non sono magari pronto, capace ad affrontare questo salto, ma assumo una responsabilità da una parte. E quindi non è che è una zavorra, è una realtà materiale, tridimensionale, deve diventare realtà. Io a volte, che sono così, mi parte pensieri a 2000, in 3 secondi, ho delle intuizioni, ho cambiato il mondo, ho riformato l'economia, ho cambiato gli stati, ho ridisegnato i confini, ho fatto tutto. Se voglio farlo diventare una realtà, se mi metto a tavolino, e questo si deve tradurre. E allora dico, caspita, ma guarda, la zavorra, e devo mettere la burocrazia, e devo parlare con quella persona. Non è una zavorra, è un'attuazione, è un'attualizzazione. È farlo diventare corporeo, quindi tridimensionale, quindi diagonale. Ma è un'apparente dualità, non c'è il sé e l'io, c'è solo il sé che si rappresenta nella mia vita con questa personalità, con questa tipologia, con questo bagaglio di pensieri, di contenuti, di emozioni, di sensazioni, eccetera, eccetera, plasmabili e trasformabili secondo i valori, secondo le spinte, secondo le persone, magari secondo anche le intuizioni che voglio realizzare nella mia esistenza e che mi rappresentano per quello che sono. Non ho risposto forse per niente, però. Buono che poi tocca chiudere, perché se no spunta fuori. Il sé che non trova espressione diventare un limite. Legge della psicodinamica. Ogni pensiero, ogni impulso, ogni emozione, ogni sé richiede espressione. Aggiungo io. Se non gliela diamo se la prende. Chiaro? Mannaggia, via, sei finito! Via, dimmi, via, finiamo, finiamo! No, però è vero anche se abbiamo la cosa solo, però è vero anche che sono chiaramente vari individui, quindi sempre prima una sufficienza chi va bene, secondo me mai. Sì. Dipende da una serie di variabili infinite. Il giudizio lo buttiamo via, la morale la buttiamo via. Da una serie infinita di cose. Però la cosa che mi ha scardinato la mente, che me l'ha proprio aperta col piede di porco, è che sì, io se cerco giustificazioni del mio stato di stasi, di cristallizzazione, non devo girare tanto, mi guardo in giro e la trovo. Se voglio assumermi la responsabilità di me, non solo della mia storia, da dove vengo, ma anche dove sto comunque, starei comunque andando, a prescindere dal fatto che ci collabori o meno, questa è mia scelta. Posso anche non farla mai questa scelta, posso anche non farla mai. Non significa che quella forza di gravità non ci sia. E non agisca comunque. Ci sono persone, ricordate piccoli, carico di rottura, ci sono persone più forti, più resistenti, sono persone meno resistenti. Può essere che quella spinta a un certo punto faccia sentire il suo click.
e dopo, insomma, lucamente si ha una pazienza e aggiustare il click. Signori, vi saluto, vi ringrazio e ci vediamo.